Ma è Bacuaiola, ci aspetta la Fiorentina in finale. Una partita, viva dire, noiosa, perché le sue squadre ha impensierito le porte, una partita di merda, però si salva lo stadio, la Fiesole, che ha cantato 95 minuti. Meravigliosamente, uno spettacolo alla Fiorentina che va in piedi Coppitano dopo 9 anni, aspetta la nostra Inter e l'aspetta a braccia aperte, cara Fiorentina, abbiamo un conto in sospeso per il campionato e vi aspettiamo a braccia aperte. Come ho detto, una partita noiosa perché sì, qualche azione pericolosa della Fiorentina, ma nulla più. Cioè, lei che abbia fatto qualche parata in portiere alla Cremonese dovrebbe essere, sa, o di pura cazzata. Lei che abbia fatto qualche parata interessante, soltanto azioni pericolose o tiri da fuori, ma nulla più. Ma è giusto comunque, la Fiorentina aveva 1-0 l'andata, ipotecato per il ritorno, non ha mai attaccato, ma è giusto così. Baracca, ho visto Baracca, ragazzi, che centrocampista, totale, totale. Difenda, attacca. Pressa, corre, usa il fisico, è dappertutto quel Baracca, veramente un grandissimo giocatore, un grandissimo centrocampista che quella Fiorentina sta facendo benissimo e sono contento perché Baracca al Verona già mi piaceva, al Verona è un giocatore sottovalutato, che ne parlavano poco e l'avevo preso all'Inter, però sono contento che è andata alla Fiorentina, che almeno trova continuità. Trova minuti e si mette in mostra perché alla fine è una squadra perfetta per Baracca. Cabral ha trovato il gol, ma comunque ha fatto reparto da solo Cabral, attaccante sottovalutato. E ma tutta la Fiorentina ha giocato benissimo, attenta, ripeto, non ha fatto azioni pericolose, ma non ha iniziato neanche nulla, se la mettiamo così. Dodò su quel lato ha seminato il panico ogni volta che scendeva su quella fascia, e poi una menzione d'onore a Italiano che comunque ha rinnovato la Fiorentina che prima del suo arrivo stava a pezzi, lottava per la metà classifica, adesso è a un passo dalla fine di Conference League, se non fa cazzate e se vince la semifinale se non sbaglio contro il mi ricordo più col Ghent, questo non mi ricordo, e potrebbe vincere la Coppa Italia in 2 anni di Fiorentina, dopo che è andata in Europa, dopo non so quanti anni, adesso la possibilità di portare a casa un trofeo che la Fiorentina manca da tanto tempo, quindi bisogna soltanto fare gli applausi a Vincenzo Italiano, che secondo me è un padre per i giocatori, è uno che ti entra nella testa per come urla e per quanto è presente di a bordo campo. Ne faccio un applauso alla Cremonese perché ha fatto un ottimo cammino in Coppa Italia, la superiorità della Fiorentina si è vista, ma la Cremonese esce a testa altissima perché già la semifinale per la Cremonese è un traguardo importante. Vi saluto, sei Forza Inter, ma è Mamma Maiola, la Fiorentina, ciao.